È in fase di sperimentazione da sabato scorso e per i successivi 90 giorni il nuovo servizio di trasporto bici all'interno del mini metrò. Tutte le vetture sono dotate di due dispositivi di sicurezza e ancoraggio per le bici. La mobilità sostenibile di Perugia fa così un ulteriore significativo passo avanti e integra ulteriormente i mezzi di mobilità alternativa a disposizione dei cittadini. L'iniziativa è stata presentata lo scorso sabato dagli assessori Lorena Pesaresi, Politiche Ambientali, e Roberto Ciccone, Mobilità. Con loro il presidente della Mini Metro SpA Nello Spinelli e altri rappresentanti della società che ha attuato il progetto e della Leitner SpA che ha sponsorizzato l'iniziativa, facendosi carico della realizzazione e fornitura degli specifici dispositivi di ancoraggio in vettura e della relativa certificazione ai fini della sicurezza. Gli assessori hanno sottolineato l'ulteriore opportunità offerta ai cittadini in termini di mobilità sostenibile, un modo diverso di vivere la città e di fruire dei vari mezzi di trasporto pubblico. Per l'assessore Ciccone il servizio è soprattutto un gesto di civiltà e modernità. Perugia, ha detto, mostra ancora una volta il suo carattere europeo, la sua vocazione di città a dimensione d'uomo, rispettosa dell'ambiente e dei luoghi. Il servizio di trasporto bici fa parte del pacchetto di mobilità sostenibile su cui l'amministrazione comunale, ha concluso, sta lavorando per indurre nei cittadini quel cambiamento di abitudini indispensabile per una città più vivibile, pulita e funzionale. L'assessore Pesaresi ha auspicato che il servizio venga utilizzato una volta a regime anche per raggiungere il proprio posto di lavoro. Ha poi parlato del progetto di bike sharing che prevede anche un percorso ciclopedonale in alcune zone del territorio, fra cui Pian di Massiano. Il servizio è in fase di sperimentazione per disposizioni ministeriali, per poi entrare a regime con la possibilità di accedere da tutte le stazioni intermedie del mini metrò. Al momento infatti l'accesso è consentito solo dalla stazione Pincetto, con possibilità di utilizzo dell'ascensore inclinato, e da Pian di Massiano.